Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Doki Doki Literature Club Plus in italiano. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati lo scorso episodio col nostro rientro nel club di letteratura, anche se qua lo chiamano club letterario. Ah, e ho deciso di fare una cosa molto precisa questo giro, una cosa che la prima volta non ho fatto, ovvero puntare a tutti i personaggi nel primo gameplay per non doverlo rifare. Non che sia un problema, però voglio avere fin dall'inizio tutto quanto assieme. Questo salvataggio qui che abbiamo ce lo teniamo da parte, tutti gli altri slot li usiamo tranquillamente. Quindi inizieremo da stasera scrivendo la poesia per Sayori. È ora di scrivere una poesia. Scegli le parole che, secondo te, potrebbero piacere di più alla ragazza preferita del club letterario di letteratura. Chissà che non succederà qualcosa di bello tra di voi. Giustamente. Siccome è appunto il gioco a darci la lista delle parole, scegliamo le parole giuste per ogni personaggio. Allora, sola, fracasso, oceano, matrimonio ovviamente, galà, belvedere perché sì, Sayori. No, come? Ma l'ho visto qua, ma scusami. No, e devo rifarmi tutto ora. Ah, aspetta, giusto per... Ecco, Doki Doki, l'ho schiacciato perché in teoria dovrebbe sbloccarci qualcosa. Ecco, vedi? Scegliendo la parola Doki Doki. Che bello, mi posto questo come sfondo ora. Oh, piuma, lacrime, sfortunata, fracasso, kawaii e anche questa di Natsuki, grandioso, tesoro, splendida, liberazione, depressa, romanzesco, affresco, tranquillità, dolore, vuota, seducente, cicatrici, galà, ricordi, ti giuro che se sbaglio l'ultima, favoloso. Ah no, me ne mancava ancora una. Ed infine, letto. Yeah, poesia tutta per Sayori. Ci ho messo fin troppo a trovare tutte le parole. Ciao di nuovo, Geko. Ciao a te, carina. Mezz'ora solo per trovare le parole giuste, e vai. Noto con piacere che non ti abbiamo fatto scappare. No, non preoccuparti. È tutto un po' strano per me, certo, ma se non altro sono di parola. Tra l'altro me la ricordo quella frase, era scritta in modo diverso. Bene, sono di nuovo al club letterario. Letteratura! Sono arrivato per ultimo, perciò le altre sono già in attività. Grazie per aver mantenuto la tua promessa, Geko. Spero non sia un impegno eccessivo per te, costringerti a tuffarti nella letteratura quando non sei abituato. Oh, e dai, non merita mica tutta questa comprensione. Sayori mi ha detto che quest'anno non volevi nemmeno entrare in un club, e nemmeno quello scorso. Non so se vuoi venire qui soltanto per chiacchierare, ma se non ci prendi sul serio, non la passerei liscia. Natsuki, sei piuttosto sfacciata per una che tiene la sua collezione di manga qui nel club. Natsuki resta come inceppata tra le parole Monica e manga. Mangika! I manga sono letteratura! Sconfitta in pochi istanti, Natsuki crolla sulla sua sedia. Niente paura, gente. Geko fa sempre il suo meglio, basta che si diverta. Mi aiuta nei lavori faticosi senza che neanche glielo chieda. Per esempio cucinare e riordinare la mia stanza. Stupefacente. Sayori, il motivo è che la tua stanza è così disordinata che mi distrae. E una volta hai quasi dato fuoco a casa tua. Oh, davvero? Oh, piccolina. Oh, che carina che è. Siete davvero buoni amici voi due, vero? Sono un filo gelosa. Oh, solo perché non sto dando attenzione a te a questo giro. E perché? Anche tu puoi diventare una buona amica di Geko. Sayori. Eh? Oh... Come al solito, Sayori, non sembra rendersi conto della strana situazione in cui mi ha messo. Oh, oh, sai, oggi Yuri ti ha addirittura portato una cosa. Aspetta, Sayori. A me? Non esattamente. Non essere timida. Non è nulla, davvero. E che cos'è? Niente. Che carine. Sayori gli ha dato un'importanza che non merita. Ah, che faccio adesso? Mi dispiace, Yuri, non stavo pensando. Immagino tocchi a me salvare la situazione. Non stavo pensando. Tranquilla, Sayori, è normale. Ehi, non ti preoccupare. Anzitutto io, di mio, non mi aspettavo nulla. Quindi qualsiasi gesto da parte tua sarà una bella sorpresa. Ne sarò felice qualunque cosa sia. Davvero?
Sì, non gli darò importanza se tu non vuoi che lo faccia. Va bene, ecco qui. Yuri mette una mano nella sua cartella e estrae un libro. Non volevo che ti sentissi escluso, quindi ho scelto un libro che ho pensato potesse piacerti. È una lettura breve, quindi dovrebbe mantenere alta la tua attenzione, anche se non sei solito leggere. E poi potremmo, sai, discuterne insieme, se vuoi. Piccolina, ma è... come fa a essere così adorabile? Addirittura ha scelto un libro che secondo lei potrebbe piacermi anche se non leggo molto. Oh, quante attenzioni che ci dà Yuri. Grazie Yuri, lo leggerò sicuramente. Prendo il libro con entusiasmo. Ah, beh, puoi leggerlo tranquillamente al tuo ritmo. Non vedo l'ora di sapere cosa ne pensi. Ora che ci siamo tutti, mi aspetto che Monica annunci l'inizio delle attività in programma per il club. E invece no. Sayori e Monica stanno chiacchierando allegramente in un angolo. Yuri ha già affondato il naso in un libro. Mi salta all'occhio la sua espressione intensa, come se non aspettasse altro. Nel mentre, Natsuki sta trafficando nel ripostiglio. Questo punto, tra l'altro, la prima volta, se non ricordo male, siamo andati con Yuri. Accidenti. Oggi nessuno vuole essere disturbata. Mi accascio sul banco più vicino. Come si aspettano che mi appassioni alla letteratura stanno tutto così solo. Magari leggendo il libro che Yuri ti ha appena dato? Avrei il libro che mi ha dato Yuri, esatto. Ma sono stanco per leggere. Sei solo svogliato. Potrei anche addormentarmi. Chiudo gli occhi e finisco per origliare la conversazione tra Sayori e Monica. Ma rischiamo una figuraccia davanti agli altri club. Ah... beh, non possiamo arrenderci. Il festival è la nostra occasione per mostrare a tutti cos'è davvero la letteratura. Il problema è che l'idea di un club letterario sembra ostica e intellettualoide. Ma non è affatto così. Ci serve solo un modo per dimostrarlo a tutti. Qualcosa che parli al loro spirito creativo. Questo però non risponde al problema. Eh? Cosa vorresti dire? Anche se ci inventiamo qualcosa di fantastico, non verrà comunque nessuno, perché è un evento letterario. Quello che ci serve è un'idea che attiri gli studenti. Al loro spirito creativo penseremo quando saranno qui. Che succede? Sayori sta prendendo la cosa davvero sul serio. È raro sentirla così decisa. Già, hai ragione. Forse possiamo offrire qualcosa da mangiare? Ovviamente. Ad esempio? Ah, beh, ad esempio... cupcake! Bella idea. A Natsuki piacerà senz'altro. Ah, hai ragione. Natsuki è la regina dei cupcake. È perfetto. Non è per questo che l'hai suggerito, vero? I cupcake parlano al mio pancino creativo. Ah, vada per i cupcake. Ho fame. Ho fame, oh no. Comunque non abbiamo ancora deciso i dettagli dell'evento. Oh, ho fame. Mi sorprendo a sorridere. Sayori non si smentisce mai. Ma è proprio questo che ammiro di lei. Oh. A differenza di me, che non trovo mai una motivazione, Sayori si lancia nelle cose e le realizza. Sarà per questo che lascio che si immischi nelle mie faccende. Chissà come sarebbe vedere il mondo coi suoi occhi. Ma che... apro gli occhi e non vedo altro che il viso di Sayori. POV, ti svegli e vedi questo. Cosa fai? Gli do un bacino sulla fronte. Quasi cado dalla sedia. Scusa, aspetta. Ritiro le mie scuse. È colpa tua se dormi in quel modo. Questo non è il club del sonnellino. C'è un club del sonnellino. Hai fatto ancora le ore piccole, eh? Ora che sei nel club avrai meno tempo per gli anime. Ti ci dovrai abituare. Non dirlo a voce così alta. Mi guardo alle spalle per assicurarmi che Monica non abbia sentito. Però è vero. Sì, lo so, lo so. Ti preoccupi sempre per me, Sayori. È quello che sa fare meglio. È proprio quello il problema. E a te chi ci pensa? Badi più a me che a te stessa. Continui ad alzarti tardi tutti i giorni, vero? Non tutti i giorni. Non sei molto convincente. Quante volte sei stata in orario la scorsa settimana? Un segreto. Lo sapevo. Dai, almeno dammi il beneficio del dubbio. Non posso. Dai Sayori, ce l'hai scritto in faccia. Eh? Sayori si guarda da tutti i lati. Scritto dove? Stamattina andavi chiaramente di fretta. Guarda i capelli tutti scompigliati. Faccio scorrere le dita tra i capelli di Sayori cercando di lisciarli. Così, in questo modo. Guarda come ti liscio, Sayori. Ti ci vorrebbe davvero una spazzola. Ho solo dei capelli difficili da tenere in ordine. Non ci casco. Non sono solo i capelli. Guarda, hai anche il fiocco storto. E proprio qui sul colletto hai una macchia di dentifricio. Cerco di pulire la macchia con il dito. Ma non se ne accorge nessuno.
Certo che sì, non te lo fanno notare per non metterti in imbarazzo. Per fortuna io non mi faccio problemi. Che cattivone. Hai anche la giacca sbottonata. Davvero, Sayori, perché credi di non avere ancora un ragazzo? Eh? Perché tu sei un cretino. Questa è proprio cattiveria. Scusa, ma dopo mi ringrazierai. Comincio ad abbottonarle la giacca dal basso. Quando vedrai come ti migliora il look, cambierai idea. Questo primo piano, madonna mia, ti strappa proprio il cuore dal petto, te lo fa vedere e ti dice guardala. Che buffo. Che cosa? Di solito questa cosa si fa al contrario, ovvero che tu mi sbottoni. Beh, stavo solo pensando a quanto sia strano avere un amico che fa questo genere di cose. Ah, sì, mi stringe il cuore. Non dire così. Così lo farei sembrare strano anche a me, sciocchina. Oh, fa lo stesso. Sono felice che le cose tra noi stiano così. E tu? Ah, anch'io credo. Ehi, stai attento. Quel bottone rischia di saltare. Perché questo è così difficile da chiudere? Faccio fatica a chiudere del tutto il bottone sul petto. Ma è della tua taglia, almeno. Quando l'ho comprata, sì. Ah, se ogni tanto la chiudessi ti saresti già accorta che non ti sta più. Perché stai sorridendo? Vuol dire che mi sono cresciute ancora le tette. Sì! Le tette di Sayori sono cresciute. Non dirlo ad alta voce. Comunque, ora stai molto meglio, perciò... Ah, perché vedere la giacca di Sayori abbottonata mi fa sentire così strano? Perché prima la vedevi sbottonata. Ma mi soffoca. Ah, non ne vale proprio la pena. Subito Sayori torna a sbottonarsi la giacca. Ah, così va molto meglio. Sayori allarga le braccia e fa la piroetta. E così, se la tengo sbottonata non troverò mai un ragazzo, eh? Che razza di logica sarebbe? E perché lo dici come se fosse un bene? Perché se avessi un ragazzo non mi lascerebbe fare cose del genere. E comunque ti prendi cura di me meglio di chiunque altro. Ti sta dicendo fidanzati con me, cretino? Perciò la terrò sbottonata. Smettila di dire queste cose così imbarazzanti. Eh? Non ho detto nulla di imbarazzante. Dai. Beh, comunque pensa solo a svegliarti un po' prima. Solo se tu ti decidi ad andare a letto prima. Va bene, affare fatto. Siamo davvero più bravi a prenderci cura l'uno dell'altro che di noi stessi. Sì, credo di sì. Allora forse dovresti venire a svegliarmi la mattina. O perché non ci svegliamo assieme stando nello stesso letto, magari? Stai ricominciando, Sayori? Oh, ma stavolta stavo solo scherzando. Accidenti, a volte con te non si capisce proprio. Ok, gente. All'improvviso Monica richiama l'attenzione. Che ne dite di condividere le vostre poesie che abbiamo scritto? E vai! Jaco, non vedo l'ora di leggere la tua. Oh. Sì, anch'io. Non riesco a fingermi entusiasta, ma Sayori va comunque a prendere la sua poesia. A proposito, ti sei ricordato di scrivere la poesia ieri sera, minchia? Certo, non mi sento più così rilassato. Non posso credere di aver acconsentito a una cosa così imbarazzante. Non mi sentivo molto ispirato, non ho mai fatto nulla del genere. Beh, ora che sono tutti pronti, perché non trovi qualcuno con cui condividerla? Non vedo l'ora! Sayori e Monica tirano fuori le loro poesie con entusiasmo. Quella di Sayori è scritta su un foglio stropicciato strappato da un quaderno a spirale. Oh no. Monica invece ha scritto la sua su un apposito quaderno. Anche da qui si nota subito la grafia perfetta di Monica. Anche Natsuki e Yuri titubanti mettono le mani nelle loro cartelle. Io le imito. Oh no. A chi mostro la mia poesia per prima? Ovviamente alla capa. Dovrei iniziare con Monica. Ieri sembrava ansiosa di leggere la mia poesia. Voglio che sappia che mi sto impegnando. Ta 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 ta. Ciao Jaco, ti stai divertendo finora? Ma sì. Bene, mi fa piacere sentirlo. A proposito, visto che sei nuovo, se mai avessi qualche suggerimento per il club, come nuove attività o cose da migliorare, sono tutta orecchi. Non aver paura di parlarne, ok? Va bene, lo terrò a mente. Ovviamente avrò paura di parlarne. Sarà molto meglio seguire la corrente finché non sarò più integrato nel gruppo. Comunque, vuoi condividere la tua poesia con me? È un po' imbarazzante, ma direi che mi tocca. Non preoccuparti, Jaco. Oggi siamo tutti un po' impacciati, ma è un ostacolo che presto impareremo tutti a superare. Sì, hai ragione. Porgo la mia poesia a Monica. Questa mi piace e credo che piacerebbe molto a Sayori. Sì, lo so. Davvero? Tu e Sayori siete grandi amici, giusto?
Non mi sorprenderebbe se aveste in comune questo genere di cose. Ah, beh... Anche se siamo buoni amici, io e Sayori in realtà siamo davvero diversi. Ah, beh, forse è così. Ma forse ci sono anche somiglianze inaspettate. Dal modo in cui parla di te, pare che vi vogliate un gran bene. Anche se lo dimostrate in modi diversi, le somiglianze finiscono per notarsi. Leggendo la tua poesia, la sensazione che ricevo è proprio quella. Ah, sei sicura di non leggermi troppo dentro? Potrebbe essere. Oddio, sembro Yuri. Comunque lo stile di Sayori ha un che di romantico. Le piace esplorare le emozioni come la felicità e la tristezza. Chi direbbe che una persona così allegra è affascinata da cose tristi? Già, è davvero inaspettato. Beh, a ciascuno il suo. Anche tu non dovresti avere paura di sperimentare un po'. Sono sicuro che proverò parecchie cose diverse. Mi ci vorrà del tempo per acquistare sicurezza. Va bene così, mi piacerebbe molto vederti provare cose nuove. Sostanzialmente, leggendo tra le righe ti dice: prova a scrivere anche altro per un'altra ragazza. Però sto giro non lo facciamo. È il modo migliore per trovare lo stile che ti calza meglio. Tutte le altre potrebbero essere un po' di parte e favorire ciascuna il suo stile. Ma io ti aiuterò sempre a trovare la tua voce. Perciò non sforzarti di scrivere come vogliono le altre. Tanto non devi certo preoccuparti di far colpo su di loro. Eh certo, come no. Comunque, vuoi leggere la mia poesia adesso? Non preoccuparti, non sono granché. Sembri piuttosto sicura di te per una che dice di non essere granché. Beh, è perché mi piace proiettare sicurezza. Non significa che mi senta sempre così. Ok, bene, leggiamola allora. Buco nel muro. Perfetto, è un font che riesco a leggere almeno. Buco nel muro. Non può essere stata opera mia. Vedi la direzione in cui lo stucco protrude. Un vicino in piccione, un fidanzato geloso. Non lo saprò mai. Non ero a casa. Sbircio dentro, cerco indizi. No, non vedo niente. Mi ritraggo accecata come una pellicola esposta al sole. Ma è troppo tardi. Le mie retine sono già bruciate. Una copia permanente di quell'insensata immagine vi si è impressa a fuoco. È solo un buchino. Non era troppo luminoso. Era troppo profondo. Si allunga all'infinito verso ogni cosa, un buco di scelte infinite. E ora mi rendo conto che non stavo guardando dentro, stavo guardando fuori. E lui, dall'altro lato, guardava dentro, è certo. Allora, cosa ne pensi? È molto a verso libero, credo che si chiami così. Scusa, non sono proprio la persona giusta a cui chiedere. Non c'è problema. Sì, quello stile è piuttosto popolare al giorno d'oggi. Cioè, molte poesie sono molto attente al ritmo e a parole e versi. Lette ad alta voce possono essere davvero potenti. Questa cosa è ispirata? Ah, beh, non saprei come dirlo. Diciamo che di recente ho avuto una sorta di rivelazione. Sta influenzando le mie poesie. Una rivelazione? Sì, qualcosa così. Sono un po' nervosa a parlare di cose così profonde perché rischio di essere troppo diretta. Forse dopo che ci conosceremo meglio. Comunque... Ecco il consiglio di scrittura del giorno di Monica. A volte quando scrivi una poesia o un racconto, ti fissi troppo su un punto specifico. Se ti sforzi troppo di rendere le cose perfette, non farai mai progressi. Sforzati solo di buttare giù qualcosa sul foglio. Lo metterai a posto più tardi. Per dirlo in altre parole, se tieni la penna troppo a lungo nello stesso punto, avrai solo una chiazza nera d'inchiostro. Muovi quella mano e segui la corrente. E questo era il consiglio del giorno. Grazie per avermi ascoltata. Oh, che caruccia. A chi mostro la poesia? Ovviamente a Sayori a questo giro. Ah, oh, oh santo cielo, è proprio bella, Geko. Non mi ricordo se anche l'altra volta aveva detto questa cosa e aveva fatto quella faccia, o era comunque diversa perché non avevamo fatto punteggio perfetto. Però sono contento che le piaccia, eh? La adoro. Non avevo idea che fossi così brava a scrivere. Sayori, stai esagerando, davvero. Non sono per niente bravo a scrivere. Francamente, non ho idea di cosa sto facendo. Beh, forse proprio per quello. Perché neanch'io ho idea di cosa mi piaccia. Davvero. Sono certo che l'opinione di Yuri sarà molto più costruttiva. Forse persino quella di Natsuki. Sei sicura che non ti piaccia solo perché l'ho scritta io? Eh? Beh, di sicuro è anche per quello. Credo di capirti meglio di molti altri, sai? Perciò, quando leggo una tua poesia, non è solo una poesia, è una poesia di Geko. E questa la rende davvero speciale. Sento di sentire i tuoi sentimenti. Ah! Sayori si stringe il foglio al petto. Ah! Sei davvero strana, Sayori.
Sono davvero felice che tu ne abbia scritta una. Mi ricorda che ora fai davvero parte del club. E il fatto che sono di fronte a te nell'aula del club, invece? Certo, non mi ha ancora preso, ma non per questo non manterrò la promessa. Visto, è come ho detto prima, Geco. Sotto sotto non sei per niente egoista, sai? Lanciarsi in qualcosa di nuovo per gli altri è davvero un gesto di buon cuore. Grazie, Sayori. Non sono sicuro che Sayori capisca le mie vere intenzioni. Provarci con le sue amiche? Però non posso negare che mi sono iscritto anche per lei, sapendo quanto significhi per lei. Sì, e io mi assicurerò che ti diverta un sacco qui, ok? Sarà il mio modo per ringraziarti. Va bene, ti prendo in parola. Evviva! Adesso leggerai anche la mia poesia, giusto? Non preoccuparti, non sono per niente brava. Staremo a vedere. Caro sole, il modo in cui luccichi tra le tapparelle al mattino mi dà l'impressione che io ti sia mancata. Mi baci la fronte per spingermi ad alzarmi. Mi sproni a sfregarmi via il sonno dagli occhi. Mi stai chiedendo di uscire a giocare. Ti affidi a me per spazzar via le nuvole amare. Guardo in su, il cielo è blu. È un segreto, ma io mi affido a te anche di più. Se non fosse per te, potrei dormire per sempre. Ma in me non c'è rancore. Voglio fare colazione. Ho fame. Sayori, è solo un'ipotesi, ma per caso hai aspettato fino a stamattina per scriverla? No, solo un pochino. Non puoi rispondere solo un pochino, è sì o no? Ieri sera mi sono dimenticata. Se non altro, ora mi sento meglio come poeta. Non essere cattivo, ho comunque fatto del mio meglio. Oh sì, non volevo dire che la poesia fosse brutta. Ti è venuta carina, o forse dovrei dire che è proprio come te. Davvero? Sì, soprattutto quell'ultimo verso. Ho preparato uova e pane tostato. Non mi ricordo se la traduzione dell'altra volta era uova e toast, però è quello il senso. Anche se eri in ritardo. La colazione è il pasto più importante. Qua me la ricordo perché quella faccia era bellissima. Fa male saltare la colazione, aveva scritto. Se la salto divento irritabile. Beh, non è il caso di discutere. Comunque, grazie per avermi mostrata. È stato molto divertente. Monica ha sempre delle idee fantastiche. Ah, già. Ma la prossima volta mi ci metterò per tempo e scriverò la migliore poesia di sempre. Beh, non vedo l'ora di leggerla. Ah, ah, dolore, petto. Andiamo da Yuri. Yuri fissa la poesia. Passa un minuto più che sufficiente per leggerla tutta. Oh, scusa. Ho dimenticato di iniziare a parlare. Non fa niente, non sforzarti. Non è quello. Devo solo trovare le parole. Aspetta, ok. È la prima volta che scrivi una poesia, vero? Sì. Come mai questa domanda? Solo per accertarmi. Dopo averla letta, mi è sembrata fosse così. Ah, quindi è così brutta. No! Ho alzato la voce. Mi dispiace tanto. Yuri nasconde il viso fra le mani. Non posso fare a meno di notare che sono passati diversi minuti e non stiamo andando da nessuna parte. Forse Yuri ha bisogno di tempo per abituarsi a persone nuove. È tutto a posto, non me ne sono neanche accorto. Cosa stavi dicendo? Giusto. Diciamo che si notano alcuni tratti tipici degli scrittori alle prime armi. Ci sono passata anch'io, perciò ho imparato a riconoscerli. Il segno distintivo dei nuovi scrittori è come cercano di imporre un certo stile. In altre parole, tendono a scegliere lo stile di scrittura prima dell'argomento e poi li cuciono assieme. E questo finisce per indebolire sia lo stile che l'espressività. Una volta che Yuri trova il filo del pensiero, cambia completamente il modo di porsi. I suoi tentennamenti scompaiono e parla con sicurezza da esperta. Ovviamente non è una cosa di cui farti colpa. Anche una semplice poesia richiede svariate tecniche e competenze. La parte forse più complessa non è scoprirle e affinarle, ma riuscire a integrarle insieme. Forse ci vorrà tempo, ma ci riuscirai con la pratica, imparando ad esempio provando cose nuove. Inoltre spero che le altre del club contribuiscano con la critica costruttiva, anche se Natsuki tende ad essere un po' prevenuta. Prevenuta? In che senso? Niente. Non è giusto parlare degli altri così. Scusa. Non è grave. Non so bene se Yuri stia chiedendo scusa a se stessa, a me o a Natsuki. Ti spiace se leggo la tua poesia ora? Fai pure. Vorrei spiegarti cosa pensavo mentre la scrivevo. Yuri fa un sorriso sognante, come se per lei fosse un'occasione rara. Il che è bizzarro. Non dovrebbe essere un club di letteratura, dopo tutto.
Oh no, li odio questi font io. Spettro sotto la luce. Come vi dici, i miei capelli rilucono sotto il luccichio ambrato. Mi immergo. Deve essere questo, l'ultimo lampione sopravvissuto al passaggio del tempo. L'unico che ancora non è stato sostituito dalla tinta verde bluastra del futuro. Mi immergo nella sua luce. Nella calma respiro l'aria del presente, ma vivo nel passato. La luce tremola, come me. Oh, molto carina. Oh, perdona la pessima grafia. Non è pessima, è solo che io faccio fatica veramente a leggere sti font. Cosa? Non lo stavo affatto pensando. Ma ci hai messo molto tempo per leggerla. Colpa mia. Ah, beh, non leggo spesso il corsivo, tutto qui. In realtà, penso che la tua scrittura sia carina. Eh? È un sollievo. E poi, la poesia mi è piaciuta. Anche se è breve, è davvero descrittiva. Non era troppo breve? Di solito scrivo poesie più lunghe. Niente affatto. Sono davvero felice che ti piaccia. Sarò sincera. Dato che è la prima volta che condividiamo, volevo scrivere qualcosa un po' più leggero. Un testo più facile da digerire, diciamo. Ti interessano i fantasmi, Yuri? In realtà la storia non parla affatto di fantasmi, Jeko. Davvero? Allora non ci ho proprio capito nulla. Beh, dopo tutto, gli hai dato solo una scorsa. Ma ricorda che spesso i poeti esprimono i loro pensieri, sentimenti ed esperienze nelle loro opere. Fanno di più che raccontare una storia o descrivere un'immagine. In questo caso forse il soggetto della poesia è un fantasma solo simbolicamente. Indugia nell'ultimo luogo in cui è ancora a suo agio, incapace di lasciarsi alle spalle il passato, e presto resterà senza niente. Detta così è molto più solenne. Non ci avevo nemmeno pensato. È notevole. Non è niente, davvero. Beh, sono felice che la pensi così. Ma non temere, presto ci farai la mano anche tu. Sì, forse hai ragione. Dovrò continuare a provare. Conto su di te. Oh, che carina. Ed infine, Natsuki. Beh, è quel che mi aspettavo da uno come te. Sei parecchio diretta. Beh, scusa tanto. Non ho mica detto che è brutta. Solo non mi evoca nessuna emozione. Quindi in pratica non è abbastanza carina per i tuoi gusti. Vuoi che ti prenda a schiaffi? No, grazie. Ah, beh, immagino di doverti mostrare la mia. Tanto non ti piacerà. È stata veloce. Ah, gli occhi fanno male questi font. L'aquila vola sul mare. Il ragno divora zanzare. Saltella il grillo cri cri. Trotta il cavallo nel prato. Va a caccia la volpe ogni dì. Corre il ghepardo feroce. L'aquila vola sul mare. La gente può solo provare. Non può fare più di così. Carina, mi piace. La traduzione fatta così è anche meglio dell'originale, mi sembra. Sì, te l'ho detto che non ti sarebbe piaciuta. Mi piace. Cosa? Di la verità. La sto dicendo. Perché eri così convinta che non mi sarebbe piaciuta? Beh, perché no? Tutti al liceo pensano che per scrivere si deve essere tutti sofisticati, perciò nessuno prende sul serio quello che scrivo. Ma le poesie non sono proprio fatte per potersi esprimere. Il tuo stile di scrittura non toglie valore a quello che vuoi comunicare. Sì, proprio così. Mi piace la roba facile da leggere, ma che ti schianta. Che ti schianta. Che è di impatto, che brutto che ti schianta. Come in questa poesia. Vedere tutti gli altri che fanno grandi cose può essere davvero scoraggiante. Perciò ho deciso di scriverne. Sì, ti capisco. Ma l'altra cosa bella dello scrivere semplice è che quello che fai con le parole pesa di più. Come quelle rime un po' irregolari che ti spiazzano. Aiutano a tirare fuori il sentimento dell'ultimo verso. È proprio così. Ci hai lavorato più a fondo di quanto pensassi. È così che fa una professionista. Sono felice che tu abbia imparato qualcosa. Non te lo aspettavi dalla più giovane del club, vero? Già, direi proprio di no. Con quell'ultimo commento decido di assecondarla. Non mi importa dell'età di nessuno, ma se Natsuki si sente fiera, non sta a me rovinarle la festa. Le più lunghe sono state assolutamente Sayori e Monica, per ovvia cosa. Ah, direi che ci siamo tutti. Getto uno sguardo nell'aula. È stato leggermente più ansiogeno di quanto mi aspettassi. È come se tutte mi stessero giudicando per le mie mediocri capacità di scrittura. Anche se sono gentili, le mie poesie non saranno mai all'altezza delle loro. Anche perché la tua poesia è veramente una lista della spesa, quindi. Dopotutto, questo è un club di letteratura. Sospiro, me la sono cercata. Nella parte opposta dell'aula, Sayori e Monica chiacchierano allegramente. Il mio sguardo si posa su Yuri e Natsuki. Con cautela si scambiano alcuni fogli di carta con le rispettive poesie. Osservo le loro espressioni cambiare mentre leggono.
Natsuki aggrotta le sopracciglia frustrata. Yuri invece sorride tristemente. Ma che linguaggio usa? Eh? Scusa, hai detto qualcosa? No, niente. Natsuki rimette la poesia sul banco con una mano, l'aria sprezzante. È sicuramente ricercata. Ah, grazie. La tua è graziosa. Graziosa? Per caso ti è completamente sfuggito la simbologia? Parla chiaramente del desiderio di arrendersi. Ti sembra grazioso? Lo so, intendevo solo il linguaggio che hai usato. Volevo dire qualcosa di gentile. Eh? Ti riesce tanto difficile? Grazie tante, ma a me non è sembrato per niente gentile. Un paio di consigli ce li avrei. Se avessi voluto dei consigli, le avrei chieste qualcuno a cui è piaciuto per davvero. E ti informo che è successo. A Sayori è piaciuta. E anche a Geko. In base a questo, darò volentieri io dei consigli a te. Anzitutto, chiedo scusa. Apprezzo l'offerta, ma ho impiegato molto tempo a costruire il mio stile di scrittura. Non mi aspetto di cambiare a breve, a meno che non trovi qualcosa che mi ispiri particolarmente. E non è ancora successo. E poi, sai, a Geko è piaciuta anche la mia poesia. Mi ha addirittura detto di essere rimasto colpito. Oh no, sono il loro metro di misura ora. All'improvviso, Natsuki si alza. Ah, non sapevo che ci tenessi tanto a far colpo sul nostro nuovo membro, Yuri. Eh? Non era questo che... Ah, sei solo... Yuri si alza a sua volta. Probabilmente sei solo gelosa che Geko apprezza i miei consigli più dei tuoi. Ah, e come sai che non ha apprezzato di più i miei? Sei davvero così piena di te? Io... no. Se fossi così piena di me, mi sarei fatta in quattro per rendere lezioso tutto quello che faccio. È tutto a posto. Beh, la sai una cosa? Non sono io quella cui è spuntata una misura di reggiseno in più non è appena arrivato Geko. Natsuki! Natsuki, stai un po'... Tu restane fuori! Non mi piacciono i litigi. All'improvviso entrambe le ragazze si girano verso di me come se fossero appena accorte della mia presenza. Geko vuole solo mettermi in cattiva luce. Non è vero, ha cominciato lei. Se solo fosse scesa dal suo piedistallo e avesse imparato quello stile semplice e più efficace, tutto questo non sarebbe mai successo. Che senso ha rendere le poesie inutilmente complicate? Il significato dovrebbe risultare evidente al lettore, non costringerlo a interpretarlo. Aiutami a spiegarglielo, Geko. Aspetta, c'è un motivo se la nostra lingua è così ricca di parole profonde ed espressive. È l'unico modo efficace per comunicare sentimenti e significati complessi. Evitarle non è solo una limitazione inutile, ma anche uno spreco. Tu mi capisci, giusto, Geko? Allora? Come ci sono finito in questa situazione? Non so niente di scrittura, ma la persona con cui mi schiererò probabilmente avrà un'opinione migliore di me. Quindi ovviamente mi mostrerò d'accordo con... Sayori, helpami tu! Natsuki... Natsuki mi scocca un'occhiata cancellando qualunque cosa avessi da dire. Quindi mi giro verso Yuri. Yuri... Ma ha un'espressione così indifesa che non riesco a dirle proprio niente. Sayori! Eh? Già, i vostri litigi mettono a disagio Sayori. Come potete continuare a litigare quando sapete come si sentirà la vostra amica? Geko... Beh, problema suo. Sono cose che non la riguardano. Sono d'accordo. È una discussione fra noi. Non è giusto che gli altri si immischino con le loro emozioni. Già, a meno che Sayori non voglia dire a Yuri che razza di boriosa arrogante sia. Non direbbe mai. È stata la tua immaturità a scioccarla. Come, scusa? Ma ti ascolti quando parli? È esattamente per questo. Che non piaci a... Basta! Oh. Natsuki, Yuri... Siete mie amiche. Voglio solo che tutti vadano d'accordo e siano felici. Le mie amiche sono persone stupende e voglio bene a tutte proprio per le loro differenze. Le poesie di Natsuki sono bellissime perché trasmettono un mare di sensazioni con poche parole. E quelle di Yuri sono fantastiche perché ti creano delle immagini stupende nella testa. Avete tanto talento, tutti quanti. Quindi perché dobbiamo litigare? Perché? Beh... E poi... Natsuki è graziosa e non c'è niente di male. E i seni di Yuri sono come sempre, grandi e belli. Sayori. Sayori se ne sta impettita con aria trionfante. Monika è in piedi alle sue spalle con un'espressione sbalordita. Vado a fare il tè. Yuri scappa via. Natsuki si siede, il volto inespressivo, fissa sul nulla. Ecco perché Sayori è la vicepresidentessa. Bisbiglio a Monika. Lei mi risponde annuendo.
Sinceramente, forse sembro un ottimo capo e so come fare da organizzatrice, ma non sono brava con le persone. Non sono neanche riuscita a intervenire. Come presidentessa mi imbarazza un po'. Ma no, non posso biasimarti. Non sono riuscito a dire niente nemmeno io. Beh, suppongo significhi che a modo suo Sayori è eccezionale, no? Sì, diciamo così. Sarà anche un po' svampita, ma a volte è come se sapesse esattamente cosa fare. Capisco. Abbi cura di lei, ok? Non vorrei mai che le succedesse qualcosa di male. Rileggere queste frasi però, Siamo in due. Conta pure su di me. Monica mi sorride con dolcezza, facendomi sentire le farfalle nello stomaco. Qualunque cosa dica, una persona schietta come lei è davvero un'ottima presidentessa. Se solo avessi più occasioni per parlare con lei. Ma non ce le hai. Ok, gente. È ora di andarcene. Come vi siete trovati a condividere le vostre poesie? È stato divertentissimo. Beh, direi che ne valsa la pena. È andata bene, più o meno. E tu, cosa ne pensi, Geco? Direi più o meno come loro. È stato piacevole parlarne tutti assieme. Fantastico. In tal caso faremo lo stesso anche domani. E magari tu avrai anche imparato qualcosa dalle tue amiche. Quindi le tue poesie saranno ancora migliori. Ah. Rifletto tra me. È vero che ho scoperto qualcosa in più sul tipo di poesie che piacciono alle altre. Se sono fortunato, riuscirò a cavarmela meglio a far colpo su chi voglio conquistare. Noi vogliamo conquistare una sola persona a questo giro. Annuisco a me stesso con ritrovata determinazione. Geco, pronta a tornare a casa? Certo, andiamo. Sayori mi guarda raggiante. È passata parecchio dall'ultima volta che io e Sayori abbiamo trascorso insieme tanto tempo. E dire anche che non mi dispiace. Sayori, a proposito di quanto accaduto poco fa. Cosa? È presente, no? La lite tra Yuri e Natsuki. È una cosa che succede spesso. No. In realtà è la prima volta che le vedo litigare così. Giuro che sono entrambe delle persone splendide. Non le odi, vero? No che non le odio. Volevo solo un tuo parere, ecco tutto. Capisco perché siano diventate così amiche. Ah, sai, Geco, mi piace passare più tempo con te al club. La cosa che mi rende più felice è vederti andare d'accordo con le altre. E credo anche che tu piaccia molto a loro. Ci divertiremo un mondo. Ah. A quanto pare Sayori non ha ancora capito in che situazione mi trovo. Certo, essere amico di tutti è bello, ma perché fermarsi a quello? Perché fai schifo. Vedremo cosa ci riserva il futuro. Tanti traumi. Le do una pacca sulla spalla. L'ho detto più a me stesso che a lei, ma a volte è facile usare Sayori come monologo interiore. Ok. Sì, andiamo. E con questo andiamo. Anche noi ci salutiamo qui per l'episodio di oggi. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo alla prossima poesia. Ciao a tutti.